Appassionati di hockey, buonasera a tutti e ben collegati al Palatori di Sarzana. Questa sera per la 17ª giornata di campionato, Serie A2, Girone B, Gamma Innovation Sarzana contro il Centro Giovani Calciatori di Viareggio. Stasera il Sarzana si trova ad affrontare quelli che sono già laureati in anticipo, con largo anticipo, campioni vincitori del Girone B. La partita è già iniziata, già battuto il Viareggio con. Già partito con un tiro da fuori, ma Perroni si apre lo spazio per Tognacca dentro l'area, il tiro al volo e la rete! Blocca il risultato, Mirko Tognacca, 1-0 per il Sarzana dopo poco più di 6 minuti di gioco. Tognacca si libera, il tiro di Tognacca da fuori e l'ottima parata a rispondervi di Emiliano Torre. CGC Viareggio, qui Muglia, grande dribbling di Muglia, dentro l'area il tiro, ma la parata. Sarzana che guadagna un altro fallo di squadra, Tognacca dentro l'area da solo ma trova la traversa piena. Ma la difesa del Sarzana è attenta in questo frangente, concede poco. Non ho fatto in tempo a finire la frase che ci mette il timbro, il bomber. Come dicevamo, marcatura del Viareggio. Eccolo Muglia, recupera benissimo la palla all'ultimo uomo, da solo contro il portiere, non riesce a trovare la rete. Però, quindi palla recuperata dal Sarzana. Il tiro di Raffaelli esce ora dall'area in diagonale per Lavagetti. Il tiro di Lavagetti e al volo Tognacca la manda dentro. Velocissimo Raffaelli, si allarga. Poi questo passaggio fortissimo, riesce a raccoglierlo Danna che riesce a superare la stecca di Muglia. Ancora Pistelli, il tiro di Pistelli e la palla va dentro. C'è la rete. Un grande tiro di Pistelli a rispondervi, la parata di Torre che non riesce a contropiede del Sarzana, 2 contro 1, Pistelli solo dentro l'area, non riesce però a giocare abbastanza veloce Pistelli. E il tiro al volo di Tognacca e porta la quarta rete del Sarzana. Sarzana che si porta sul 4-1, grande confusione in pista tra attacco del Sarzana, contropiede del Viareggio, un altro contropiede del Sarzana, tiro di Pistelli che non riesce a infastidire Torre. Ora si va a Muglia. Manda questa palla in mezzo per il capitano Danna che la manda dentro. Distacco che si riduce e quindi contropiede del Viareggio. Raffaelli dentro l'area, la parata di Petenuzzo, ma la respinta di Raffaelli la manda in rete. Distacco ora solo di un gol. Un corridoio per Perroni, il tiro bellissimo e la deviazione di Pistelli. Palla che prende il palo pieno, sfortunatissimo il capitano del Sarzana. Taglio di Lavagetti, Mangialetti preferisce ritornare indietro, Pistelli ora dentro l'area e c'è la trattenuta, il rigore netto, fischia l'arbitro, carica il tiro Pistelli e la parata di Pablo Gomez, devono continuare questi passaggi larghi, Angeletti ora di nuovo in mezzo e la palla va dentro, l'ha mandata dentro, ancora una volta Mirko Tognacca, Perroni. Perroni steccata netta sui parastinchi di Muglia. Pallina sul piatto per Muglia. Intanto si prepara il portiere. Fischio dell'arbitro. Carica il piatto. Lui. Tiro perfetto sotto la traversa. La manda dentro. Samuele Muglia. Contropiede del Viareggio. Danna vola a terra. Danna. Rincorsa. Finta il tiro. Va per il dribbling. Alza. Schiaccia ma non riesce a concludere. Balestrieri ma non riesce a centrare la porta. Raffaelli al volo. Qui Muglia. La palla è dentro, prende in pieno la figura di Petenuzzo, ma incredibilmente la palla entra. L'imponente attacco, anche fisicamente pesante del Viareggio. Eccola qua la rete del capitano del Viareggio che porta per la prima volta questa sera in vantaggio la squadra bianconera.